Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Ciardiello e sono una giornalista di Amore a Quattro Zampe, una testata giornalistica online che offre novità, spunti, curiosità, consigli e tanto altro ancora sul mondo degli animali. Oggi siamo in compagnia del dottor Diego Manca. Buongiorno dottore. Buongiorno. Medico veterinario e scrittore, nonché socio fondatore dell'ambulatorio veterinario Lago d'Orta a Omegna. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, solitamente fin da piccoli si hanno dei sogni nel cassetto, no? Se i suoi erano quello di dedicarsi agli animali, alla cura degli animali e alla scrittura, direi che sono stati realizzati entrambi, giusto? Beh, direi di sì, sono molto soddisfatto, molto contento, direi che sono una persona fortunata, non c'è dubbio. Beh, avrà sicuramente anche delle capacità. Quindi... Mi sono impegnato, via, ecco. Sì. Come sono nate queste passioni? È stata prima la passione per la scrittura a nascere, l'amore per gli animali, oppure le due passioni hanno sempre camminato, diciamo, di pari passo? Ma diciamo che è nata prima la passione per gli animali. E diciamo che la scelta di diventare veterinario è stata abbastanza tardiva. Io ho scelto a 17 anni di diventare veterinario e complice è stata, diciamo, l'amicizia con il mio compagno di banco al liceo, Massimo, che lui invece sin da bambino aveva proprio voglia di fare il veterinario. Lui abitava in campagna, io invece in condominio, e quindi andavo spesso a studiare da lui. Lui aveva un sacco di animali, galline, conigli, gatti, cani. E questo, diciamo, mondo rurale mi ha in qualche modo affascinato, conquistato, e quindi poi abbiamo studiato insieme, ci siamo laureati insieme proprio in veterinaria. Quindi è stato un percorso grazie, di... sì. È un'amicizia che dura ancora adesso. Sì, assolutamente, certo. Lui ha una grossa clinica in un'altra regione e sì, siamo ancora molto amici, sì. Vabbè, invece, sì. Invece la passione per la scrittura e diciamo che il complice è stato mio figlio, perché quando era piccolino e lo mettevamo a nanna a dormire, lui desiderava che io gli raccontassi delle favole, ma voleva che le inventassi io, dovevano essere inedite, capito? E quindi, e poi ogni sera desiderava, pretendeva che io le ricominciassi dallo stesso identico punto dove le avevo terminate la sera prima. E quindi sera dopo sera, certo, sono nate queste storie che poi io ho scritto e poi mi hanno pubblicato, e da lì non ho più smesso di Ma scrivere. che bello! Sì. A proposito di pubblicazioni, iniziamo dalla sua ultima opera, Trilli, Riflessioni di una gatta in degenza. Narra la storia vera di una gattina che è rimasta nel suo ambulatorio per diverso tempo. Ma che cos'è che ha reso speciale questa storia? Perché immagino non fosse la prima gattina in degenza, diciamo, nel suo ambulatorio. Che cosa aveva di speciale, che cosa ha di speciale rispetto alle altre con le quali si confronta quotidianamente? Certo, allora, prima di tutto questa qui è la copertina di Trilli, Sì. così la vedete, non so se si vede, c'è un riflesso forse, si riesce a vedere Sì, la copertina, un ecco, po' più a fondo, piegata così. perfetto. Sì, Questa è sì. proprio la copertina di Trilli Sì. e diciamo che appunto è la storia di questa micia che è rimasta ricoverata per diverse settimane in sala degenza, in ambulatorio, perché aveva subito un brutto incidente. E il libro raccoglie proprio le ipotetiche riflessioni che la mente di un gatto ha potuto elaborare. Ed è proprio la visione del mondo da parte di un essere vivente che nel suo, diciamo, misterioso modo di osservare la realtà ci regala però lezioni di vita e perle di saggezza. E io ho cercato in qualche modo di calarmi nella mente del gatto, perché Trilli mi sembra veramente, a differenza di tanti gatti che io ho ospitato in degenza, un'amica molto 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 espressiva. Cioè sembrava proprio che lei osservasse, meditasse, decifrasse in qualche modo gli animali che transitavano per periodi più o meno lunghi in degenza. E quindi ci sono queste profonde riflessioni che lei fa sui vari animali che vengono ricoverati. E quindi intanto svelerà che cane e gatto comunicano tra di loro, perché è come se un italiano conversasse con uno spagnolo, quindi il senso della frase lo si capisce, lo si intuisce e si può conversare assolutamente. E quindi ecco che iniziano queste sue riflessioni. Per esempio, viene ricoverata come è stata realmente una cane da caccia che non riusciva a partorire, quindi è venuto a fare un cesareo. E quindi nasce questa chiacchierata tra loro e parlano appunto della caccia.
i risvolti della caccia, i pro e i contro, quindi c'è da parte per esempio di due animali, un cane e un gatto, insomma, Certo, due ma punti molto di vista completamente profonde, diversi. assolutamente, ma molto profonde come riflessione. Poi, per esempio, in Vicenza c'è stata una gatta che è stata randagia, che è stata ovviamente catturata con una gabbia a scatto, e anche qui una profonda riflessione sul grande lavoro che fanno le gattare, sulle sterilizzazioni, queste cose. Poi verrà ricoverato un cane abbandonato in autostrada e quindi il grande tema profondo dell'abbandono, quindi della differenza di essere abbandonato di un cane, che il cane proprio è un animale che ha bisogno dell'uomo, perché se no è proprio, si dice solo come un cane, perché proprio il cane ha bisogno della nostra presenza. Un gatto invece è molto più indipendente, riesce comunque in qualche modo quasi sempre a cavarsela, capito? Ecco, e poi non so, arriverà anche un gatto che ha avuto dei problemi comportamentali. Perché nella famiglia umana dove viveva è arrivato poi un bambino e i proprietari l'hanno messo da parte. Quindi prima lo stracoccolavano, poi è arrivato questo bambino, lui è stato messo da parte e quindi ha avuto dei problemi di aggressività, eccetera. E quindi c'è questa grande riflessione sul rapporto tra uomo, animali, bambini. Ma poi tanti altri, per esempio, c'è stato nel mio, dove ho il mio ambulatorio, di fronte c'è un grande parcheggio e tempo fa è arrivato un circo. E mi hanno portato un'amica che faceva dei numeri in questo circo insieme ad altri gatti e si era rotta due costole. E quindi anche qui c'è stata una grande riflessione sugli animali nei circhi, capito? Quindi la cosa, diciamo, che mi piace molto di questo libro è perché tutto è ambientato in una sala degenza di un ambulatorio veterinario, che come ho scritto nella prefazione c'è più vita nella sala degenza di un ambulatorio veterinario che nella Fifth Avenue di New York, proprio perché tutto gravita intorno a questa sala degenza e Trilli è proprio la protagonista, quindi è un libro che ci lascia veramente riflettere e meditare. Sì, anche perché sono fenomeni molto diffusi purtroppo ancora, come l'abbandono dei cani e, insomma, e anche l'utilizzo degli animali nei circhi, quindi è anche piuttosto attuale, tristemente attuale, insomma. Ci sono anche altre riflessioni, è arrivato un gatto, non so, ad esposizione, quindi anche lì tutto ciò che gravita intorno alle esposizioni, i significati, pro e contro, cioè ce ne sono tante di riflessioni e meditazioni che possono veramente lasciarci stupefatti proprio di come un gatto possa pensare a riflettere su queste tematiche, insomma. Eppure secondo me, anche secondo me accade, succede. Secondo me nella mente del gatto ci sono riflessioni di questo genere. E invece passiamo ad un altro animale domestico anche molto diffuso, il cane. La salute del cane in 448 e anche la salute del gatto in 448, lei si rivolge direttamente ai padroni di cani e gatti. Si rivolge a loro dando consigli su come affrontare le esigenze quotidiane, le necessità più comuni, potremmo dire, dei nostri animali domestici, giusto? È un percorso però in volumi che segue un racconto itinerario, potremmo dire, ben preciso. Come mai ha deciso di strutturare il percorso in questo modo? Allora, intanto lo spunto per scrivere questi due libri, che sono poi questi qua, La salute del cane in 448 e La salute del gatto in 448, sono questi due qui, non so se si riesce a Sì, vedere, sì, ok, ecco. Intanto, vabbè, non sono, diciamo, libri che vogliono presentarsi come una mini enciclopedia del cane o un trattato di medicina veterinaria in miniatura, no, non è così. E lo spunto me l'hanno proprio dato inconsapevolmente i miei clienti, perché spesso mi chiedevano: ma è vero che il gatto ha un superpotere che è l'udito, che ha una finezza uditiva di 100.000 Hz, noi ce l'abbiamo di 20.000, è vero che il cane ha un olfatto anche oltre 1 milione di volte più sviluppato di noi, come digeriscono? Cioè tutte queste domande mi hanno un campanellino, ho detto: ma ci vorrebbe qualcosa di molto semplice per spiegare queste tematiche, queste domande. E quindi il libro, diciamo che sono suddivisi la prima parte nei cinque sensi, quindi è spiegato molto bene i cinque sensi, visto, udito, olfatto, eccetera, in maniera molto molto diretta e semplice come funzionano. E poi i vari consigli, quindi non so, la pulizia degli occhi, delle orecchie nel cane, nel gatto, eccetera, e le varie malattie e patologie che sono più comuni e in quali razze, capito? Quindi anche questo è stato molto interessante. Poi tutto il secondo blocco invece parla dei vari apparati, quindi quello respiratorio, il gastroenterico, il sistema nervoso, il muscolo scheletrico, quello, diciamo, locomotore, cioè tutte queste cose spiegate in maniera semplicissima. E poi anche lì ci sono tutti dei vari consigli e le varie patologie che interessano questi apparati e le razze maggiormente colpite.
Quindi direi fine... Esatto, e alla fine c'è proprio il primo anno in pillole, quindi da quando nasce al primo anno di vita, quindi cambi dei denti, tutte queste cose qua, eccetera, che sono anche cose molto molto interessanti, l'alimentazione, insomma, è un libro in 448, 360 gradi sul cane e sul gatto che ha avuto buon riscontro anche questo libro qua, sì. Bene. Nel testo Altro che animali, invece, lei dice di aver voluto dar giustizia a tutti quegli animali che per l'uomo sono stati fondamentali, ma che sono stati in un certo senso bistrattati, va, diciamo così, nel corso della storia. E da dove è nata questa idea di rivincita di questi animali? Più che altro dalla consapevolezza che la nostra specie è arrivata a questo livello di progresso grazie agli animali. Cioè, se noi pensassimo a un mondo senza animali, non saremmo arrivati a ciò che abbiamo adesso. Cioè, ci saremmo arrivati magari nel 2200, per dire, non nel 2020. Proprio perché l'uomo ha imparato dagli animali tutto. Questo rapporto uomo-animale c'è sin dalla notte dei tempi. Quindi noi possiamo pensare all'uomo primitivo che ha imparato dal lupo a cacciare. Il lupo è un animale da branco, noi siamo degli animali da branco. Abbiamo imparato proprio da lui a cacciare e a difenderci alla fine. E c'è stata poi tutta questa evoluzione, da lupo è diventato cane, da ominide è diventato Homo sapiens. E quindi c'è stato, diciamo, ci siamo presi per mano e per zampa, diciamo, con il lupo e con il cane per arrivare a capire tante cose. Ma poi, per esempio, non so, gli elefanti, ecco, Annibale senza gli elefanti non avrebbe potuto fare quell'impresa che ha fatto. Il cavallo, non ci sarebbe stato l'impero romano, tante altre, diciamo, società, eccetera. Gli stessi piccioni, che sono animali che non sono, diciamo così, anche se non è vero, importante, già ai tempi di Giulio Cesare li utilizzavano per trasmettere dei messaggi importantissimi durante le battaglie, fino ad arrivare proprio ai cani eroi dell'11 settembre. Quindi è un libro che mi sembra doveroso scriverlo proprio per lasciare loro come primi attori e noi come comparse, perché, ripeto, l'uomo senza gli animali, a parte che sarebbe un mondo, secondo me, noioso, molto senza animali, io non farei questo bellissimo lavoro. Certo. E quindi è un libro, diciamo, che mi ha dato anche questa molta soddisfazione. L'ho scritto insieme a Roberto Allegri, che è un grande giornalista e anche lui è un grande scrittore, e il testo e il libro è questo qua, Altro che animali, questo qui. Anche le copertine sono molto simpatiche. Sì. Poi è vero, spesso lo diamo per scontato, forse. Lo diamo per scontato che gli animali sono importanti non solo per la compagnia che ci danno, ma proprio nella storia dell'uomo. Assolutamente. È giusto. Allora, passiamo ora al testo Storie da leccarsi i baffi, che, sebbene il titolo possa trarre un po' in inganno, non si tratta di un libro di cucina. No. E vuole raccontarci invece di cosa tratta? Allora, Storie da leccarsi i baffi è questo libro qui, che è sempre con Castelvecchi Editore, non so se si riesce a vedere bene, sì. È stato pubblicato nel 2017, anche questo ha avuto un buon riscontro, ed è un libro che ha come protagonisti solamente i gatti. Sono 15 storie, anche queste accadute realmente durante la mia professione, con loro appunto come protagonisti. E ci sono tante appunto storie, ce ne sono un paio in particolare, una, se c'è tempo, la posso anche raccontare un attimino, per esempio quella della Micia Trippi, che è una storia che mi è capitata una ventina di anni fa, questa, e è molto particolare perché è una micina che è stata adottata da una giovane coppia di vegetariani in un paesino di montagna. Però parlare di vegetariani o vegani 20 anni fa non è come parlarne oggi, cioè in questo paesino di montagna venivano visti un po' come dei extraterrestri, questi ragazzi giovani vegetariani 20 anni fa. E praticamente la micina viene adottata da questi ragazzi, la miccia non usciva di casa, era terrorizzata, quindi viveva in questa casetta di montagna con loro, anche se aveva a disposizione prati, boschi, eccetera, viveva in casa. Insomma, in morale, questa miccia piano piano cresce. I primi 3-4 mesi sta molto bene, poi quando comincia ad avere 7-8 mesi non va in calore, dimagrisce, deperisce questa gattina qua. E quindi loro mi chiamarono, io andai a visitare questa micia a domicilio, infatti mi resi conto che sembrava una micia molto più giovane e più piccolina rispetto alla sua età. Aveva anche un soffio cardiaco, quindi all'auscultazione, un soffio vuol dire che è una delle valvole cardiache non tiene quando il cuore va in sistole, cioè si contrae. C'era qualcosa che non andava in questa gatta, quindi decisi di portarla in ambulatorio, quindi i vari esami,
Escludi leucemia, immunodeficienza, emocromio, biochimica, un sacco di, insomma, di indagini per capire un pochettino cosa c'era che non andasse. L'asse al torace, mi resi conto che aveva un cuore molto più grosso rispetto alla sua, cioè alla sua mole. Ecco. E quindi lì, ovviamente, ci sono tutte le diagnosi differenziali che uno deve fare. Il gatto non parla, quindi noi dipendiamo proprio dai proprietari. Se uno, un veterinario professionista, fa delle domande mirate al proprietario, riesce in qualche modo a capire, a fare un ragionamento logico. Certo. Morale, alla fine questa amica aveva una miocardiopatia dilatativa dovuta al fatto che i proprietari di questa amica la nutrivano come loro, cioè senza carne. Le proteine provenivano dalla soia, dai legumi. Il gatto è un animale, è un carnivoro puro, ha bisogno proprio di carne. Nella carne c'è la taurina, che è un aminoacido essenziale, e il gatto non la sintetizza. Quindi, avendo questa carenza di taurina, il cuore andava incontro a questa miocardiopatia dilatativa. E alla lunga avrebbe avuto, potuto avere anche problemi alla retina, quindi cecità, distacchi, queste cose. Fortunatamente questa patologia, nella stragrande maggioranza dei casi, è reversibile, e quindi ridando un'alimentazione giusta, corretta al gatto, cioè la carne, la miccia si è ripresa molto bene. E quindi questo, diciamo, episodio, anche questo ci fa meditare sul fatto che gli animali non sono dei bambini in miniatura o altro, cioè dobbiamo rispettare assolutamente il loro, la loro natura, il loro modo di essere. Non possiamo ribaltarle al nostro piacimento, perché spesso, anche con, diciamo, in buona fede, però si fanno dei grossolani e brutti e pericolosissimi errori. Lo stesso per certi farmaci. Mi capita delle volte, ho dato l'aspirina al gatto la tollera malissimo, o anche altri farmaci, paracetamolo, eccetera. Ripeto, non sono degli esseri umani, come dire, umani in miniatura, sono animali, esseri viventi, certo, ma hanno delle esigenze e dei metabolismi diversi rispetto a noi. E quindi, ripeto, questa storia è emblematica, perché può farci capire che bisogna sempre consigliarsi con degli esperti quando si parla di animali, ma anche di tantissime altre cose. Assolutamente. Anche questo è un argomento molto attuale. Le diete vegane, vegetariane, sì, inserite, insomma, atti principalmente, che possono creare, certo, problemi. Certo, certo. La sua bibliografia, dottore, attualmente conta 8 volumi, giusto? Sono una dozzina. Ah, sono una dozzina. Di libri. Mi, sì, sono perso qualcuno. Ma ce n'è uno a cui si sente particolarmente legato, o tutti? Ma allora, forse il mio primo vero libro, che si intitolava Benedetti Animali, mm-hmm, ed è stato pubblicato nel 2010, questo da Armenia Editore, sì, e poi è stato ripubblicato da Castelvecchi Editore, Benedetti Animali, qualche anno dopo. E mi ha dato molte soddisfazioni, mi ha emozionato molto scrivere il mio primo vero libro, questo, mm-hmm, e il titolo Benedetti Animali è proprio anche lì nato dall'espressione proprio schietta e liberatoria di un'anziana signora che è venuta in studio a ritirare il suo beniamino, anche lui attempato, che aveva superato proprio un rischioso intervento e aveva superato anche una rischiosa anestesia. Quindi questo Benedetti Animali mi ha dato appunto il là per dare il titolo a questo libro. E questo contiene, questo libro, 19 storie, che sia di cani che di gatti, sì, e anche queste realmente accadute proprio durante la mia, diciamo, professione. Ce ne, sì, sono, cioè, tanti. Quello che mi viene in mente, per esempio, il titolo di un capitolo si intitola Tex, che è la storia di questo cane, ambientata in montagna, perché erano dei vacanzieri che sono andati a passare l'estate a Campello Monte, che è un paesino, ultimo paese della Vallestrona, dove, nella mia zona, che raggiungono da Omegna, io abito a Omegna, ci vuole quasi un'ora di macchina. E loro erano state comprate dal figlio, loro non avevano una macchina, stavano lì l'estate, e anche perché si sta molto bene in quelle zone, fresche, eccetera, e il loro cane è stato morsicato da una vipera. E ovviamente loro non potevano portarlo giù, non avevano la macchina, e io sono andato su a vedere questo cane, e il cane era messo molto molto male, era un cane grossale, era stato morsicato al labbro, quindi molto vascolarizzato, il veleno proprio è andato in circolo e si era gonfiata la testa in una maniera incredibile. Questo cane qui aveva una brutta sintomatologia, aveva sangue nelle urine, insomma era messo veramente male. A quei tempi si poteva ancora usare il Siron TV, però io ne avevo ancora una dose, quindi l'avevo fatto, l'ho tenuto in flebo e tutto.
Però il cane sembrava non reagisse, anche il giorno dopo sono ritornato su, era in stato semicomatoso, non aveva riflessi, secondo giorno. Il terzo giorno mi hanno telefonato dicendo che il cane appunto era uguale, non, e quindi ho detto guardate, a questo punto dobbiamo accompagnarlo, cioè non si può accanirsi, insomma, ecco. E io gli ho telefonato che, al mattino presto che stavo andando su da loro per addormentarlo, povero Tex, ma c'è stata un'altra chiamata di un cane investito. E Sì. quindi io ho dovuto dare la precedenza a questo cane investito perché Tex, poverino, aveva già il suo destino. Questo cane investito ci sarebbe stata la possibilità di salvarlo. Insomma. E quindi ho dovuto dare la mia priorità a questo cane, a questo caso. E mi ha occupato praticamente tutta la mattina, questo caso qui. E nel pomeriggio, primo pomeriggio, stavo per telefonare, adesso vengo su, e loro mi hanno preceduto con una telefonata dicendo che Tex si era ripreso invece. E Ah, si era meno tirato in male. piedi, incredibile, incredibile. Si era tirato in Incompetti, piedi, sinceramente. sì, si era tirato in piedi, aveva reagito. E Sì. allora sono andato poi a vedere, perché poi era un ambulatorio già con delle persone, nella tarda, quasi in serata. E il cane ce l'ha fatta, quindi anche questo episodio è stato incredibile, perché se io non avessi, non ci fosse stata poi l'urgenza di quel cane investito, io avrei fatto l'eutanasia a Tex. E Mamma mia. invece è così, cioè è il senso della vita, perché la vita Sì, è è la sua così, voglia di è così. È vivere. la voglia di vivere, sono treni che uno può prendere o perdere, è tutto così la vita. Quindi, però gli animali dipendono da noi, capito? Noi la nostra vita siamo la nostra pelle, decidiamo noi quello che vogliamo fare. Gli animali invece dipendono proprio dal nostro modo di svolgere la quotidianità. Certo. Dottore, immagino che la sua penna non si fermi qui. Penso No, che continuerà a scrivere senza sì, tralasciare però il suo certo. lavoro in ambulatorio, immagino. Andranno sempre di No, pari beh, passo le due cose. certo. Ci può Poi, anticipare se c'è qualche progetto in vista? ma allora, gli animali mi danno sempre degli spunti quotidianamente, quindi il materiale ce n'è, diciamo. C'è, diciamo, un qualcosa in uno stadio molto, molto embrionale lì. Penso che col tempo potrà concretizzarsi in un progetto editoriale, ma ci vorrà ancora tempo, però c'è già qualcosina come idea. Bene, Sì, bene. sì, sì. Beh, immagino che tutti questi racconti abbiano incuriosito anche i nostri lettori, i lettori di Amore a quattro zampe. Vogliamo dire a loro dove è possibile acquistarli? Allora, nelle varie, allora, Castelvecchio Editore è una casa editrice che ha una diffusione capillare, quindi nelle varie case editrici, nelle varie librerie d'Italia c'è. Ma anche online su Amazon, IBS, Oebli, Mondadori Store, cioè Libraccio lo si trova assolutamente. Quindi c'è, cioè, online lo possono prendere a chissà quando desiderano. Bene, acquistate questi libri che sono molto interessanti, tra l'altro. Vi Così faccio conoscerete rivedere anche meglio i ancora nostri animali. la copertina di Trilli, questa qui. Benissimo. Ecco. Sì, ricordiamo, si chiama Trilli, riflessioni di una gatta in degenza. Perfetto. Beh, dottore, grazie mille della sua compagnia, noi abbiamo finito, grazie di essere stato con noi. A voi, è stato un piacere.